il Made in Italy al centro della scena a New York. E quando si parla di qualità, dell'ottimo cibo, di certo non può mancare la Calabria. 26 le aziende del nostro territorio che tra olio, dolci, formaggi e tante altre specialità hanno conquistato il pubblico della grande mela. Come ogni anno a New York è infatti iniziata la più grande kermesse alimentare del Nord America, la Fancy Food 2024, occasione anche per rilanciare la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Per l'occasione si è recato sul posto anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha tagliato il nastro del padiglione italiano composto da circa 320 aziende. È un mercato straordinario quello che si può creare anche valorizzando le eccellenze che i calabresi hanno portato nel mondo, in particolare nei prodotti alimentari. L'ultima fiera in Italia però in quel caso era Cibus o McFruit, siamo stati ospiti a pranzo per uno spuntino nella regione Calabria, ci siamo seduti all'una, siamo alzati alle tre, ma abbiamo assaggiato quelle due o tre cose che la Calabria offre, tutte ovviamente annaffiate da buon olio, oltre che buon vino. È una regione, ripeto, che ha tutto al suo interno e ovviamente la possibilità di affermarsi anche del biologico, dando e pagando il giusto prezzo per un costo di produzione che diventa più alto ovviamente perché diminuisce il prodotto che si riesce a realizzare e deve essere compreso fino in fondo e quindi essere raccontato nella maniera adeguata perché l'acquirente non si basi esclusivamente sul prezzo ma sappia valutare anche il prodotto nella sua interezza e nel benessere che può portare. Io credo che l'Italia oggi si affermi in maniera straordinariamente sul vino ovviamente, sull'olio, sui formaggi e possiamo crescere anche su tutto il resto che fa parte di quella identità culturale molto più ampia che è la nostra cucina. La nostra cucina non è solo il prodotto, non è solo il cuoco, sono i monumenti, le terre da cui si parte, le capacità e la cultura che ci portiamo dietro, la capacità di ricerca, quindi diciamo che il prodotto è la cucina italiana.